ha colpito particolarmente la prima lettura, che non avrei commentato se fossi stato a Napoli, e che invece vi voglio lasciare proprio come incoraggiamento, perché sempre, sempre incontro persone nelle confessioni, nell'accompagnamento spirituale, persone che sono sempre preoccupate, più che preoccupate. Non riescono a pensare che poi Dio possa veramente essere così buono con loro, perché si sentono sempre così indegni. E poi in fondo ciascuno di noi, chi non si sente, chi si sente degno dell'amore di Dio, chi pensa che veramente Dio può avere fiducia, fidare in me, confidare in me, fare di me quest'opera grande che sempre si dice. Ecco, questa lettura è meravigliosa. Perché per il fatto stesso che noi viviamo, per il fatto stesso che ci siamo, per il fatto stesso che certe cose avvengono nella nostra vita, ecco, sono buone. Anche la nostra piccolezza, anche la nostra bassezza, il fatto che quest'uomo sale sull'albero, incontra lo sguardo di Dio perché è basso. Quante volte avrà maledetto nella sua vita la sua statura, non si sarà apprezzato perché poteva avere qualche centimetro in più, essere più alto, essere notato di più dalla gente. Eppure, proprio perché era basso, ha cercato di elevarsi, ha cercato di guardare Gesù Cristo e lo ha visto, mentre gli alti che opponevano resistenza, che gli si frapponevano, non hanno incontrato Gesù Cristo, anche se l'hanno visto. Lui lo ha visto, lo ha incontrato e Gesù è entrato a casa sua. E questo grazie al fatto che era un uomo piccolo, basso, che era un uomo difettoso. O Signore, amante della vita, nulla disprezzi di ciò che hai creato, perché se una cosa Dio la disprezza, se una cosa Dio non vuole bene, non la crea. Se tu ci sei, se io ci sono, è perché Dio ci vuole bene e continua a volerci bene, per questo continuiamo ad esserci. Questo è il mio messaggio dalla colonna. E vi lascio alla lettura di questa meravigliosa pagina del libro della Sapienza. A presto, ciao. Dal libro della Sapienza. Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono. E non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza. Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito è incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci, ricordando loro in che cosa hanno peccato. Perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore.